Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Sabato 8 luglio a Rivarolo Canavese si terrà una manifestazione che è un fiore all'occhiello della città di Rivarolo, organizzata dalla Proloco di Rivarolo ed è Notte di Suoni e Sapori e Notte dei Saldi. E ne parliamo con il presidente della Proloco, Claudio Vota, benvenuto. Grazie Magda dell'invito, bentrovati. È veramente un fiore all'occhiello questa manifestazione. Chiamarla Notte Bianca è veramente riduttivo perché è grande. Sì, fin dal 2008, quando l'abbiamo pensata, abbiamo voluto caratterizzarla non come una semplice notte bianca, cioè abbiamo pensato di ospitare delle proloco, nostre amiche, con dei piatti di eccellenza della provincia di Torino, all'interno dei cortili privati di famiglie rivarolesi che ce lo aprono apposta e qui approfitto per ringraziarle e non lo farò mai abbastanza perché ci mettono a disposizione il cortile, la loro gentilezza, la loro ospitalità, sono veramente delle persone squisite. Ecco, dicevo, abbiamo pensato di ospitare queste proloco, di mettere degli intrattenimenti musicali, insomma, di presentare la città di Rivarolo a chi viene come turista nel miglior modo possibile e di farla coincidere questa iniziativa con l'inizio dei saldi che comunque traina. E diciamo che negli anni si è dimostrata una formula vincente e come tale si cerca di cambiarla il meno possibile. Sì, lo Ecco, penso. È questo. cresciuta comunque negli anni, è cresciuta anche come estensione, oltre come polo attrattivo e come gruppi e come proloco coinvolte. Sì. Allora, la prima edizione praticamente abbiamo reso l'isola pedonale il concentrico di Rivarolo, quindi via Ivrea, i due controviali e il centro San Francesco. Col passare degli anni si è sempre esteso questa isola pedonale anche per una questione di dare una maggior sicurezza agli ospiti, ai turisti che vengono a Rivarolo e soprattutto anche per poter ospitare più attrazioni che ogni, di anno in anno invitiamo. E infatti, quest'anno, come già l'anno scorso, l'isola pedonale partirà praticamente dalla stazione di Rivarolo, sarà tutto a Corso Torino, tutto a Corso Indipendenza, tutta la zona del centro San Francesco, tutta via Ivrea, i due controviali, Viale Berone, e sono parecchi metri quadrati. Adesso Difatti fa impressione perché prima me l'hai accennato. Non voglio dire i numeri perché poi me ne ricordo male, però sono un bel po' di metri quadrati e in ogni posto ci saranno delle attrazioni in modo tale che chi passeggia, oltre a poter mangiare delle squisitezze, potrà ascoltare della buona musica, avere degli intrattenimenti per i bambini, intrattenimenti per la famiglia, intrattenimenti per i più giovani. L'abbiamo sempre pensata in modo da ospitare e di poter attirare il maggior numero di persone, Certo, sì, perché coinvolge comunque le persone di tutte le Sì, generazioni, dai sì, grandi ai piccini, sì. con diversi tipi di musica, quindi a seconda dei Sì, gusti. a seconda dei gusti, perché c'è latinoamericano, rock, la cover band, piuttosto che il jazz, il funky, e ogni angolo della città avrà una tipologia di gruppo musicale, piuttosto che qualche DJ appunto per i più giovani. Insomma, sempre una bella festa, oltre al fatto che si potranno appunto vedere dei cortili, e questa è anche una cosa importante, che normalmente chi viene a Rivarolo non li vede perché sono cortili storici ma privati e Certamente. quindi non sono aperti al pubblico. E questo è anche un po' un fiore all'occhiello Senza di dubbio. questa manifestazione. Cioè, ci sono, infatti, abbiamo tracciato tre cortili con il percorso del gusto, dove appunto si può assaporare, ma anche vedere Certo. principalmente queste cose qui, il divertimento, lo shopping Sì. che non deve mancare assolutamente in Naturalmente. questo periodo. E boh, siamo soddisfatti delle altre edizioni, sicuramente questa verrà bene perché poi comunque ci stiamo lavorando da un bel po' di Certo. tempo, come sempre, nell'organizzazione, perché anche se l'impianto è
come dire, delineato, però comunque bisogna attuarlo tutti. Sì, anche perché non è semplice, cioè coinvolgere così tante associazioni e persone, volontari, personale. Sì, è vero. Ci sono un sacco di volontari, perché facevamo un conto, diciamo, 6 pro loco ospitate, compresa la nostra. Quindi facciamo un conto di 120 volontari già solo tra pro loco, certo, almeno. La protezione civile, altri gruppi di volontari per garantire il minimo di sicurezza, i volontari della Croce Rossa, la polizia municipale che ci dà una mano. Quindi alla fine i contatti sono 250-300 persone che ci lavorano. Certo. Ah, perché vada tutto secondo il verso giusto, senza contare comunque anche il rapporto con l'amministrazione comunale, sì, perché anche lì i funzionari comunali, piuttosto che gli amministratori, ci si confronta per vedere quali possono essere le criticità, certo, per cercare di migliorarle, e devo dire che la collaborazione è sempre come dire, buona, nel senso è da buoni frutti, sì, però volontari, proprio volontari volontari siamo tantissimi, ecco, sì, per organizzare, perché venga bene la serata, speriamo venga bene, ecco, insomma, sicuramente. Sì, sicuramente. Giochi per i bambini, e sono sempre giochi particolari di una volta. Sono sempre i giochi particolari di una volta. All'inizio li ospitavamo in Viale Verone, poi, viste le esigenze di sicurezza per gli spazi e queste cose qui, e anche diciamo il fatto che ne prendiamo di più di giochi rispetto a qualche anno fa, per quello che dicevamo prima, saranno in Corso Torino. Sono giochi belli, e ci dicono quelli che ci riportano che non sanno come fare a rimettere tutti i giochi nel furgone, perché i bambini non vogliono più andare via. Sì, lo penso. No, e non solo i bambini. Sì, infatti. No, posso dire che sono divertente, qualche giorno ho provato anch'io. Normalmente ci sono anche i genitori che si dilettano, esatto, e si sfidano a questi giochi, e forse si divertono più ancora dei bambini. Mm-hmm. Però sì, sono i giochi di una volta, e fa piacere vedere che hanno sempre tanto successo. Poi ci saranno gli artisti di strada, come sempre, nelle ultime edizioni. Ci saranno le esposizioni di trattori d'epoca, ci sarà delle belle esposizioni anche di moto d'epoca, e quest'anno abbiamo invitato anche il Vespa Club di Rivarolo, certo, a venire a far parte della manifestazione, per cui anche loro saranno ospitati, non vi svelo dove, perché così almeno chi viene dovrà fare il giro da tutti, esatto, per vedere esattamente dove sono. No, comunque dai, è una bella manifestazione, siamo orgogliosi di proporla, e soprattutto è perché è un evento a favore di Rivarolo, come Rivarolo merita, giustamente, che poi organizzi pro loco piuttosto che altri. Comunque devo ringraziare anche il direttivo, che si è dato molto da fare, perché anche per pubblicizzarlo in giro, insomma, noi giriamo ancora, come dire, sabato e domenica abbiamo girato per i paesi limitrofi a portare manifesti, volantini, dépliant, perché crediamo molto ancora in quella forma di pubblicità, oltre che in tutte le altre. Però comunque devo dire che il tempo dedicato dal direttivo a questo genere di iniziativa è importante, e voglio proprio ringraziarli, perché sì, adesso io qua vengo a fare il bello, a dire abbiamo fatto, però la realtà è quella, certo, la realtà è quella, no. Sicuramente verrà bene, perché lo facciamo con tanto entusiasmo da diversi anni, per cui ci crediamo in questa iniziativa, e siamo sicuri che sarà una bella iniziativa, come sempre. Ed è anche un aiuto per i commercianti di Rivarolo, perché comunque possono tenere aperto, e in quella sera la città si riempie di gente anche dai paesi limitrofi, anche da fuori canavesi, quindi per loro è un'ottima vetrina. È una buona opportunità per loro, devo dire che ci sostengono, perché chiaramente
l'organizzazione, la pubblicità, l'impostazione della manifestazione ha dei costi, certo. E quindi la Proloco, grazie alla pubblicità che fanno, che ci fanno i commercianti di Rivarolo, le attività commerciali, riusciamo a metterla in piedi e a pagare, non so, per esempio i 13 punti musicali, certo. Quindi i 13 complessi che ci sono in giro per la città. E per loro certo è un'occasione, perché abbiamo pensato infatti di calare questa realtà che abbiamo pensato della notte di suoni e sapori all'interno della notte dei saldi. Per cui sicuramente loro sono sempre soddisfatti di questa, sì, di questa iniziativa. Ricordo nel 2008 che, per esempio, non so, le scorte dei bar erano esaurite, perché nessuno si aspettava un successo così buono come c'era stato, certo, nella prima edizione. Adesso sono soddisfatti, penso siano soddisfatti tutti, ma a sentire, sì, penso di a sentire, a sentire i commenti dopo sono certo, veramente soddisfatti. Poi torno a dire, è una bella iniziativa per Rivarolo. Sicuramente la parte commerciale di Rivarolo è una parte importante, uh-huh, e quindi nel tessuto sociale è giusto che anche loro ne abbiano soddisfazione, ecco. Ed è uno degli obiettivi anche che ci eravamo posti come Proloco, no? Sì, di promuovere la città, ma di, anche di giustamente promuovere il commercio cittadino, uh-huh, che va sempre bene, ecco. Sono numerose le Proloco, ogni, sì, Proloco offrirà la propria specialità, quindi, sì, dagli antipasti ai dolci. Ai dolci. Vogliamo magari ricordarle, sì, anche piatti, leggili pure, perché capisco che, sì, diventa difficile ricordarle. No, allora, noi come, dunque, intanto le Proloco siamo sei. Uh-huh. Noi Rivarolo facciamo sempre il gran misto di antipasti della tradizione. E le pesche all'erbaluce offriamo anche. Poi ci sarà la Proloco di Brandizzo e il loro fiore all'occhiello, il fritto misto alla piemontese, okay, conosciuto credo ovunque nella provincia di Torino, perché loro sono veramente molto bravi, e avranno anche le pesche ripiene come dolce. Poi ci sarà la Proloco di Fiorano e loro ci proporranno i tagliarini ai sughi e il semolino dolce. La Proloco di Moncalieri che ritorna dopo anni, uh-huh, e loro avranno i gnocchi tricolore e i gnocchi alla salsiccia del castello di Moncalieri. La Proloco di Rivara con le loro costine in girotondo, che tra l'altro è anche una cosa bella da vedere per, sì, come le cuociono, oltre che ad essere buone sicuramente. E poi la Proloco di Strambino con gli agnolotti al sugo d'arrosto. Ecco, insomma, diciamo che, come dicevi tu Magda, si può variare dall'antipasto al dolce, i secondi, i primi, è una bella scelta di, sì, senza dubbio, di eccellenze del territorio da gustare, perché sono bravi, sì, siamo tutti bravi a farle, sì, che ci teniamo a farle bene anche. Esatto, infatti ti confesso che conoscendo questi piatti e il loro sapore, mi è venuta l'acquolina in bocca. Mentre vi dicevamo. Esatto, mentre dicevamo, è l'appetito. Cosa possiamo ancora aggiungere? Quella sera, vabbè, il centro, quindi Corso Torino, sarà chiuso al traffico veicolare? Sì, sarà una grande isola pedonale per rendere sicura il passeggio, perché, certo, poi quello che è bello di quella saretta è che si può passeggiare a Rivarolo e sentire della buona musica, gustare dei buoni piatti, fare dei buoni affari nei negozi, perché coi saldi, certo, e anche gustare delle specialità anche dei ristoratori rivarolesi, perché ci sono anche loro che offrono i loro piatti. Sì, è una bella serata. Dicevo prima che sarà chiuso da Corso Torino fino alla stazione, sì, Corso Indipendenza fino a Corso Italia, sì, e tutta la zona del centro San Francesco, via Ivrea e i due controviali, via Leberone, via Farina, via Trieste.
si potrà fare una bella passeggiata ascoltando della buona musica, ecco. E tutto il centro cittadino, questo è uno spazio elementare, quindi ancora oltre il porticato. Sì, ecco, nello spazio elementare ci sarà un'esibizione, devono decidere bene come farla, della scuola. Non nominarla perché non abbiamo nominato nessuno. Nessuno. Comunque ci sarà una sorpresa. Sì, ci sarà una bella sorpresa lì verso le 9:30. Anche, sfrutteremo anche quello spazio lì, anche se diciamo è un po' fuori dall'isola pedonale, però appena fuori. Siamo felici di accogliervi, ecco, venite come dire, a godervi una bella Rivarolo di sera. Sì. Ecco, poi si chiama notte, però. Diciamo che tarda serata poi finirà, come è giusto che sia, per garantire anche la tranquillità. Però devo dire che dalle esperienze c'è sempre stata belle persone, bella gente. Siamo contenti che vengono tante famiglie a fare il giro, quindi... Sì, è vero, è sempre stata una festa comunque vissuta in maniera positiva. Devo dire che le Proloco che ospitiamo, anche loro ci danno dei buoni riscontri, perché... sono sempre felici e già a gennaio ci dicono: ma la rifate la notte bianca, perché poi per fare in fretta si dice così, è vero. E dice, no, perché noi ci terremmo di nuovo a venire, ma sì, se non dovremmo rifarla, ecco, fa piacere perché... cioè, dal 2008 è già qualche edizione l'abbiamo fatta, ecco, quindi, ed è sempre andata bene, è una conferma sulla bella conferma di questi anni. Sì. Qualcos'altro da aggiungere che magari ma siamo aspettati? Non lo so, venite. Per chi non è mai venuto è una bella esperienza, che per chi è venuto credo si sia trovato bene. Noi faremo in modo di ospitarvi nel miglior modo possibile e chiudiamo ringraziando tutti quelli che ci danno una mano quella sera. Non dico nessuno nello specifico, perché tanto sicuramente dimenticherei qualcuno. Anche perché sono tanti. Perché sono tanti. Però sicuramente sarà una bella festa per la città di Rivarolo, che questo alla fine è quello che la Proloco giustamente deve fare. Cioè deve fare in modo di promuovere il proprio territorio e la propria città, e sicuramente questo è un evento che la promuove la città di Rivarolo molto nel territorio canavesano, perché è veramente conosciuta questo tipo di evento, e noi siamo orgogliosi di averlo pensato e fatto per diversi anni, e sicuramente ci mettiamo sempre tanto entusiasmo e tanto lavoro e tanto, come dire, come se fosse la prima volta, ecco, anche se è già da anni che lo facciamo, però l'entusiasmo è sempre quello innato della prima volta, come se fosse la prima, no? In realtà sappiamo che non lo è, però siamo contenti di farlo. Bello, un evento organizzato sempre con entusiasmo dopo tanti anni. Sì. Grazie Claudio. Grazie. Quindi sabato 8 luglio a Rivarolo Canavese, notte di suoni e sapori e notte dei saldi, un evento da non perdere. E continuate a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento di giornata.